Buongiorno amici e benvenuti, ben ritrovati sul mio nuovo canale. Allora, di dove siamo diretti oggi? Oggi siamo diretti a casa mia, perché forse qualcuno l'ha intuito così. Io sono di un paesino vicino Bolzano, mentre la mia ragazza sta qui in questa bellissima valle, la Val Isarco, a Chiusa. Quindi ogni tanto io sono qui da lei, ogni tanto torno giù a casa e quindi questo viaggio lo faccio spesso. Stiamo andando a casa per qualche giorno, due giorni precisamente, e dopodiché domenica è un grande giorno. Ve lo dico subito in anticipo, ci sarà un video vlog, un vlog un po' particolare perché sarò senza la moto questa volta. Ma è un vlog che non posso risparmiarvi, perché veramente credo verrà una cosa molto carina, perché domenica si va in gita a Neuschwanstein. Bellissimo, già a pronunciarlo uno ci potrebbe mettere dai 10 ai 15 mesi per imparare la pronuncia. Comunque, per chi non lo sapesse, vi metterò un'immagine ora qui. È un castello meraviglioso in Germania. Credo sia in Germania, in Austria o in Germania? Boh, credo sia in Germania, ho sempre pensato fosse in Germania. Ed è il castello al quale la Disney si è ispirata per fare il logo. Quindi dicono sia una delle sette meraviglie del mondo e staremo a vedere. Io è tantissimi anni che voglio andare a vederlo, ma non sono mai riuscito ad andarci. Quindi questa volta purtroppo in autobus, non in motocicletta, però vi porterò lo stesso al castello di Neuschwanstein. Dopodiché altre novità, martedì qui proprio su questa strada passerà il Giro d'Italia e io sarò in servizio di volontariato insieme alla mia ragazza e quindi avremo l'opportunità di girare un video dove filmeremo il passaggio del Giro d'Italia. E queste sono le due principali novità a livello di video che vi aspetteranno nei prossimi giorni. Per quanto riguarda invece il futuro del canale, e cioè che cosa voglio proporvi per i prossimi video, dipende molto da voi. Io ho tante idee e mi piacerebbe che voi, chiaramente ancora non ho molte visualizzazioni sul canale, anche perché non l'ho pubblicizzato per niente, eccetera, però mi piacerebbe che pian pianino voi mi faceste sapere cosa vi piacerebbe e cosa vi piacerebbe che trattassi nei video. Quindi volete video di viaggi qui nella zona, volete vedere, non lo so, un passo, per dire il passo Gardena, il passo Sella, volete invece dei video dove vi parlo di che cosa faccio nella vita, cosa farò nella vita, fatemelo sapere, vi prego, qui sotto nei commenti. E è molto importante per me, perché non ho mai fatto video in internet, quindi ho tantissime cose da dirvi e non vorrei annoiarvi, quindi fatemi sapere cosa vi piacerebbe sentire. Oggi mi piacerebbe iniziare una nuova rubrica, non lo so, appuntamento settimanale, non lo so, parlando di un film o di una serie TV che ho visto nell'ultimo periodo, che mi piacerebbe insomma raccontarvi e magari consigliarvi anche, vediamo. Allora, io partirei oggi con Bates Motel. Allora, premetto che non sono mai stato un grande fan delle serie TV, eccetto dei grandi miti assoluti che sono Chips. Vi metterò un'immagine qui da qualche parte. Chips, MacGyver, mamma mia MacGyver, Happy Days e non ai livelli, ma comunque una serie TV che mi ha appassionato è stata Lost. Per un lungo periodo poi non ho seguito serie TV di nessun genere, tutte quelle che si sentono ora, Il Trono di Spade e tante altre, non le ho seguite perché sinceramente non mi ispirava l'idea di una serie TV.
Però purtroppo poi, avendo fatto l'account di Netflix, perché grande novità, anzi vi parlerò anche di questo, grande novità Netflix in Italia, e lo provo, quindi adesso è parecchi mesi che ho fatto l'abbonamento, e chiaramente Netflix è un servizio che preferisce le serie TV. Film non ne troverete mai granché, anzi, se volete, se non avete ancora esperienze con Netflix, vi posso assicurare che di film adesso pian pianino stanno iniziando ad arrivare, ce ne sono veramente pochi. Molto 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 diverso invece è Netflix USA o Netflix US, oppure Netflix UK, che US non esiste, US e USA, oppure Netflix UK, Netflix, io sono stato qualche giorno in Belgio e anche quel Netflix, sì, devo dire, non era niente male, perché dovete sapere che con il vostro account, se andate in paesi che non sono l'Italia, con l'account italiano potete accedere ai contenuti degli altri Netflix del mondo. Quindi Netflix molto interessante, tante serie TV, poco aggiornate purtroppo, però ve lo posso consigliare, non è male, soprattutto adesso che insomma in televisione sì ci sono tante cose, però davvero preferisco la sera arrivare e far partire una serie TV e basta, oppure un film senza pubblicità, senza niente, è davvero una cosa secondo me molto interessante. Tornando a Bates Motel l'ho conosciuto appunto su Netflix, perché era una delle serie consigliate lì, e quindi ho detto ma sì, perché no, guardiamolo. Allora ho iniziato a guardare la prima stagione, devo dire il primo episodio, da non amante di serie TV, non mi aveva particolarmente colpito, però poi andando avanti con le puntate mi ha preso. È un genere, ma loro lo classificano come horror, io direi più un thriller, mistero, c'è un po' di tutto, come in tutte le serie TV cercano di unirci più cose, quindi ci sono anche storie d'amore dentro, ci sono tante cose. Molto molto interessante, non, e qui mi vergogno con il pubblico, non ho mai visto Psycho, ma Bates Motel si propone come prequel di Psycho. Sto leggendo il libro in inglese di Psycho, che mi ha preso anche particolarmente, volendo si potrebbe fare anche una rubrica di libri che sto leggendo, fatemelo sapere se vi interessa. Comunque Bates Motel si propone come prequel e devo dire che, nonostante parecchi commenti negativi che ho trovato un po' in giro sul web, mi ha preso veramente tanto. È una bella serie TV, ve la consiglio. Se volete, se avete Netflix, ve la consiglio di guardare. Un piccolo consiglio che posso darvi, io in questo momento sto guardando tutta la televisione, tutti i film, tutte le serie TV in inglese, per un motivo anche pratico, perché a breve inizierò una magistrale in inglese, una laurea magistrale in inglese, quindi mi serve migliorarmi, mi serve guardare in inglese. Però al di là di tutto, io veramente vi consiglio, anche se non siete interessati a imparare l'inglese, anche se non lo avete mai fatto, provate a guardare una serie TV, un film o qualcosa in inglese, sottotitolato in italiano se non siete molto bravi, oppure sottotitolato in inglese se volete impararvi bene l'inglese. Ma è veramente un consiglio che vi do, perché se iniziate ad ascoltare film in lingua originale, vi assicuro, ve lo assicuro, non tornate più alla lingua, al doppiaggio, perché è una cosa che sembra abbastanza ridicola dopo un po', perché uno vede muovere la bocca in un certo modo e invece sente altro, quindi no, consigliato. Quindi ricordatevi Bates Motel, stagioni 4 fino ad ora su Netflix, credo trovate solo le prime due, dopodiché io me lo sono divorato tipo in un mese e l'ho trovato su in streaming in internet, quindi ve lo consiglio, guardatelo, è bellissimo.
ha chiuso sua figlia nel bagagliaio. Bene amici, allora siamo quasi a casa e anche per oggi quindi è tutto. Fatemi, mi raccomando, sapere cosa volete nei prossimi video, idee, se avete idee vostre, nuove proposte, domande, posso rispondere anche alle vostre domande. E quindi per oggi è tutto e ci vediamo domenica a Neuschwanstein.